Nel video di oggi parleremo di quelli che sono i 5 principali errori che possono essere commessi quando il nostro cane tira il guinzaglio. Ovviamente Cooper spero mi dia una mano, più che russare non credo farà molto, ma speriamo che possa darmi una mano. Ti anticipo anche una cosa, ci sarà un altro video in cui parlerò di quelli che sono i principali consigli che possiamo prendere in considerazione nel momento in cui il nostro cane tira il guinzaglio e quindi evitare che questo comportamento perduri nel tempo. Ma, come giustamente dice Cooper, vediamo quali sono i principali 5 errori che commettiamo. Il primo è quello di pensare che sia tutta una questione di tecnica. Sì, è vero, la tecnica è fondamentale per spiegare al cane qual è il modo di andare a passeggio quando noi lo abbiamo al guinzaglio. Ma ovviamente non è l'unica cosa su cui dovremmo puntare. La relazione è un elemento altrettanto importante quanto la tecnica. Se io non ho instaurato una buona relazione con il mio cane, difficilmente riuscirò a utilizzare una tecnica, anche quella più efficace, per spiegargli in maniera ottimale come andare a passeggio con me. Quindi non puntiamo troppo solo sulla tecnica. Secondo errore, non sapere che tipo di passeggiata andremo a proporgli in quell'occasione. Le passeggiate non le faremo sempre nello stesso modo. A volte saranno più brevi, a volte saranno più frettolose, perché magari dobbiamo fare una commissione, abbiamo i tempi stretti. Altre volte, magari, perché siamo già tornati dal lavoro presto, oppure nel weekend, saremo molto più disponibili. Magari anziché farla durare 10 minuti, durerà addirittura mezz'ora. E magari anziché mantenere un passo spedito, cercheremo di assecondare le sue esigenze. Magari lo porteremo all'area cani, magari lo faremo andare proprio nelle zone in cui gli piace di più esplorare, perlustrare, annusare. E quindi ci concederemo di più alle sue esigenze, alle sue proposte. E ovviamente puoi ben capire che il nostro modo di tenerlo a guinzaglio sarà completamente diverso. E questo però dobbiamo spiegarglielo ancora prima di uscire. Deve sapere che tipo di passeggiata andremo a proporgli. E nel prossimo video entreremo anche nel merito di come dirgli quando andremo a passeggio, come dovrà comportarsi. Terzo errore, utilizzare dei guinzagli che non siano adatti. A volte sono troppo lunghi, a volte sono addirittura estensibili e questo può nella maggior parte dei casi un pochino mettere in difficoltà il proprietario e anche il cane, perché è un continuo allungare o accorciare il guinzaglio, con il rischio che il cane non sappia qual è la distanza a cui deve tenersi. Ovviamente se io poi ho in quel momento altre cose per la testa, facilmente ogni tanto concederò un po' di guinzaglio, ma subito dopo, vedendo che si sta distanziando troppo, lo accorcerò, senza che per lui sia chiaro il motivo. Meglio piuttosto utilizzare un guinzaglio più corto e gestirlo meglio. Questo ovviamente se stiamo facendo una passeggiata. Poi certo che l'idea è di portarlo anche in luoghi in cui lo si possa lasciare libero, e laddove non sia possibile potremmo anche procurarci una longhina e all'occorrenza utilizzare una longhina per fargli esplorare una zona in cui sappiamo che non ci sono pericoli, che non può ovviamente arrecare fastidio e danni a nessuno. Ma in linea di massima, se sto camminando su un marciapiede, la longhina non va bene, così come neanche un guinzaglio estensibile. Ecco che allora, come previsto da un'ordinanza ministeriale, un guinzaglio da 1,5 metri, se ben utilizzato, può essere davvero molto molto efficace. Quarto errore che possiamo commettere, Cupè, lo stuzzico così magari mi dà un po' di sostegno, ma dormi e basta. Quarto errore che possiamo commettere è quello di utilizzare gli strattoni, le punizioni, urlare al nostro cane, rimproverarlo o addirittura ogni tanto andare con punizioni fisiche utilizzando proprio il guinzaglio, che in realtà deve essere un elemento che ci lega e non che lo mette a rischio di eventuali punizioni. È come se fosse, si suol dire, il prolungamento del nostro braccio. Altro errore che vedo commettere, sempre dal punto di vista delle correzioni, è quello di utilizzare una tecnica che secondo me non ha tanti risultati e soprattutto vedo che mette un po' in frustrazione il cane e poi anche il proprietario, che è quello di fermarsi. Ogni volta che il cane tira mi devo fermare. Questo è quello che mi hanno detto, no? Spesso è una frase che il proprietario mi riporta. Mi devo fermare così il cane si ferma, si siede e capisce che non deve tirare. In realtà più delle volte quello che succede è che questi testoni 3 secondi dopo ricominciano a tirare e nuovamente il proprietario dovrà fermarsi e la passeggiata sarà un continuo stoppare il cane, ma questo più delle volte non dà dei risultati sufficientemente interessanti, se non quello di creare appunto poco piacere nell'uscita a passeggio. Il quinto errore, che in realtà è ultimo nella lista ma è solo perché voglio dedicargli un po' più di tempo, è quello credo poi un po' più importante: non sapere il perché il nostro cane sta tirando al guinzaglio.
Ne abbiamo già parlato un po' in altri video, ma il più delle volte è questo l'errore davvero che viene commesso da noi proprietari, involontariamente e a volte purtroppo anche da alcuni addetti ai lavori. Non identificare in quel comportamento magari la manifestazione di un altro tipo di problema che lo induce a tirare al guinzaglio. Ad esempio, se un cane è particolarmente timoroso, per lui tirare è un modo per fuggire da quel contesto che per lui è poco piacevole. E quindi è inutile utilizzare delle tecniche addestrative, anche le più efficaci, anche le più moderne, se in realtà io non riesco a infondere in lui la giusta sicurezza per superare quelle paure. Altre volte può tirare semplicemente perché è particolarmente annoiato da una giornata trascorsa da solo a casa e quindi non vede l'ora di scaricare con un po' di attività fisica, magari proprio raggiungendo l'area cani in cui ci stiamo indirizzando con lui. E quindi sarà molto normale per lui tirare. Oppure è semplicemente un cane che non riesce ad autocontrollarsi e quindi tutti gli stimoli a cui noi lo sottoponiamo, magari durante la passeggiata, potrebbero agitarlo, renderlo più irrequieto e di conseguenza renderlo molto più attivo, quasi iperattivo. Anche in questo caso non è una questione di tecnica addestrativa, è una questione di individuare in lui la motivazione per riuscire poi a lavorare su quel tipo di problema, risolvendo anche la sua manifestazione, cioè il fatto che tiri durante la passeggiata. E questo è l'errore che purtroppo, ripeto, viene più frequentemente sottovalutato ma commesso. Mi raccomando, iniziamo a eliminare questi errori e nel prossimo video vedremo quali sono invece i consigli che possiamo già adottare con il nostro cane per migliorare la condotta a passeggio. Goditi la passeggiata e spero che il tuo non sia un cane pigro quanto il mio, vero Cooper? Saluti da Diego e da Mr. Cooper. Ciao!